Ma Giorgio, questa è la nostra gara! Infatti stai dicendo che cos'è Murri e Giampi per sempre? Benvenuti ragazzi, questo novissimo video su GTA 5 Online! Ragazzi, prima di iniziare col video vi vorrei ricordare che ci vediamo giorno 16 e giorno 17. Giorno 16 a Bologna e giorno 17 a Milano. Mi sono qua in sovraimpressione tutte le info. Bravo Giampi, ancora lo faccio anch'io nel video di domani. Bravo. Questo video quando esce? Non lo so. Non mi distrate perché devo prendere la Progenti 20, che ieri è uscito il video con la Progenti 20. Se non l'avete visto mi raccomando andatela a guardare. Allora esce domani. Ok, abbiamo diciamo fatto un crash di OBS che mi crasha sempre. Dicevo, questa è la nostra... Stai fermo, devi stare fermo! Incia compati, ammazzo. Dicevo, questa è la gara di Giampi e Murri, perché l'avete creata voi per noi. E mi raccomando, se siete persone creative, ragazzi, createne altre, così anche Murri fa il video e fa i soldi come Giampi. Porca madora, però sei infame che mi metti questa cosa in tuo mezzo. Però Giorgio, devi sapere che i nostri fan sono veramente infami. Quindi adesso vediamo che garette ci hanno creato. Le gare malate fanno. Fanno le gare malate e le sdrogo. E quel Polaroid come l'hai preso? No, vabbè. Io con un po' di sdrogo. Porca di quella puttana. Sto perdendo. Ci sto perdendo, la dislessia mi pervade sempre di più. Evviva. Ci sono dietro di te. Suca. E suca. Ma sogno tutto torna in mano oggi. No, perché avevo checkpoint. Pure questo compazzo pecchio checkpoint perché c'è no, un checkpoint usiamo che è un gioco di azione voice. Che fai? Giorgio! Saccio, non le picchiare sto checkpoint. Ragazzi, tra l'altro, chiunque abbia creato questa gara, per favore ce lo dica nei commenti, così lo ringraziamo e quant'altro. Ma non si picchia sto checkpoint era la minchia. L'hai preso da sotto, pezzo di abusivo. La prendo come cazzo voglio, capito che ecco? Tu la prendi al culo. Giorgio, che Giampi mi sta salendo lo sdrogo in questa gara. Testa mia, che pensa letto? Io ma questa cosa non li faccio mai. Lo devi tenere. Devi tenere, porco. Ah, si prende da sotto. Minchia che merda. No! Ma perché Dane le metti sempre GTA a queste gare? Sì, perché le metto GTA. Così tu non dai muore! Sì, cretino. Basta dirci cose brutte, Giampi. Sì, infatti, facciamo basta. Sta gara è tutta trulza, io ti voglio dire. Comunque. È tutta trulza, ecco perché i nostri fan lo sanno che noi siamo scemi. Ciao, tu sei scemo, non io. E quindi ci fanno le gare trolls. Lo so, quando si figli infame? Il reflusso gacido. Acido mi stava venendo. Il reflusso gacido o gastrico? Ho fossi fatto, era un gastrico misto acido, diciamo. Ma che è sta storia, oh? Ma che ho? Sentiamo una scarpa. Quanto cazzo sei indietro? Sto sbagliando in continuazione. E tu sei ancora più indietro. Sono troppo indietro, compà. Tu sei troppo avanti nella vita. Troppo pazzo. Cioè, non lo so. Comunque, Chiara Nasti, se stai guardando questo video, te la metterai nel culo. Ma poi io, giustamente, devo stare a controllare, diciamo, doppi monitor. Quindi mi distraggo sempre. Per questo che tu vinci. Vedi, io ne ho uno solo. Se va, se non va, bestemmio. Ma esatto. Non devo controllare. Almeno bestemmio. bestemmio che è tanto bestemmio comunque. In questo momento bestemmio. Compa, mi fai ridere. Che devo fare io? Compa, ma io ce l'avrei una cosa, però non la dico che poi tu non la tagli. Le cose che non devi tagliare, le tagli. Le cose che devi tagliare, non le tagli. Ma per favore, mi aspetti, Giorgio. Perché non ti prendi la licenza media? Compa, la licenza media non la posso più ottenere ormai. Non ho più l'età. Sì, te la conto, checkpoint sono spammati per Gesù Cristo. Sì, tutti di fila come se fossero dei scappato scazzolotti. Sì, ma io ero illuso che adesso minchia adesso lo recupero. Però già siamo quasi alla finale di questa caretta. E ma caro signore, te fuori e mori. No, c'è bene, la stessa cosa che però la puoi tenere. Ne sì, cornoto. Topa. Ho mancato qualche checkpoint oppure è sotto? Io spero Dio che sia sotto. Che è tutta troll sta gara, compà! È troll, è come i trolli di Bari, della Puglia. Dove vai? Levati! Non era, lo sai che non l'hai vinta? Devi prendere tutti questi a cerchio, ecco, infatti io dicevo, ma picchi va dritto, cretino. No! Mi sono illuso! È troll, chi ha fatto questa gara? È tu che ma tu hai concluso, figlio di puttana. Sì, io ero là davanti perché c'è il traguards. No, ci sono rimasto troppo male. Pensavo di averla vinta, Jeff. Pensavo di averla vinta, Giorgio. Vai, devi mangiare pane duro. Ragazzi, guardate che videogioco ho comprato. Vi interesserebbe un video su questo videogioco? Ho comprato questo. Stai chissà spammone, ma perché non finisci di spammare sempre questo videogioco? Lo vorreste? L'ho comprato ieri, non so se faccio video o meno. Bella questa gara, perché l'ha fatto un nostro fan e quindi mi piace. Anche se ha vinto Murri, tu devi fare le gare per far vincere Giampitech, non per far vincere Murri, ricordatelo. Tu devi fare le gare per far fare il kickbait a Giampitech. Oltre a farmi fare il kickbait, ho questa gara che io veramente non avevo idea che stesse. Oltre per farmi fare, ragazzi, clickbait, dovete fare gare con la preview accattivante. Posso sapere come l'hai trovata questa gara? Ma mi è venuta la pazzia di scrivere sul social club Giampi e me ne sciaga.
ti giuro su Cristo. Questo Giorgio, questo è 50 Wall Ride. Ha il 60% di riuscita, quindi qua bestemmiamo ora. Ah, ma picchi già. Preparati, Giorgio, preparati. Che dobbiamo fare le gare. Massima resa, minima spesa. No, ma Giorgio, ma ti spiego un attimino. E panino cafesa. Da quando io ho visto la Progent Event in real life, mi è salito il wall ride, figa. Basta spammare sta minchia di Progent Event in real life. Perché ieri è uscito il video, andatela a guardare, per favore, grazie. Che ridi, gradino. Fai cacare. E ragazzi, se avete skippato a questa parte del video, ci vediamo giorno 16 e giorno 17, Bologna e Milano, grazie. Hai ragione, Giampia, ho una parlantino un po' troppo logorroica. Logostroica. Io gli dico, mamma, sei donna e non hai il diritto di parola in questa maniera. E lei... Papà, da quando ti sono invertiti i ruoli, figli, troia? Questa è una guerra, vero? Preparati. No, Giampi, se tu mi sprizzi, io ti giuro che... Preparati, questa è una guerra, cornuto! Wow, wow, Giampi! Sono uscito dalla... Devo dire. Non sei buono, non no, sei coppa, buono. Non lo so fare le rime, io sono contro. Ragazzi, in settimana uscirà probabilmente. Non, uscirà niente. Il karaoke con l'Elio. Andatevelo a vedere. Picchia. Io mi cappottaio pure, porco due vite, figlio di puttana. Arrivavo cappottato. Andiamo con ma chi come eri con ba? Compa, sei in ciclo, tu sbatti, io sbatto. No, non ce l'ho fatta, Zappidex. C'è un aereo che ci introduce a un wall ride. A un wall ride, Giorgio. No. Zappi, un wall ride con le rampe. Zappi, se tu l'hai fatto da bambino. Bello questa è un'ottima preview clickbait, forse. Non so se uso quello. Giorgio, non riesco già a fare questo wall ride. Non riesco nemmeno a mettermi all'interno del wall ride. Hai ragione, è che stavo svapando un tot. Uno fatto! Due morto. Minchia, questo ci farà bestemmiare, Giorgio. Bro, nei mano. Farà bestemmiare un sacchissimo, chiesto. Ma sicuro che la progen era la doppia adatta? No, la progen è sempre adatta. Scusa, progen. Oh, mica te permetti. La progen non si infama. Okay. Ah, era arrivato all'ultimo. Ma quanti sono, Giampi? È un 55. Porco due. Porco due. Siamo tornati nel 2012 quando facevamo i Waller. Ma ti ricordi quella gara che facevamo sul Ti ricordi quella volta? Noi tre distesi con la minchia un poco morta. Me lo succhiavi a me, ma non si alzava. Ma parli tu, la mia T20 ha una convergenza verso la stessa. Ce la fai tu, devi venire un cancro nei ruoli. No! No! C'era però! No, l'ultimo! Che non mi toccare, capito? Non mi toccare. Ti denuncio alla polizia di Stato! Metti la tossia, fighietro! Ciao! Io preferisco buttarmi che dare la tossia a un pettente lurido come te. Porco Giampi, allora. Scusa. Ah, non si bestemmia sul mio canale, Giorgio. Perché chi è che bestemmia su YouTube? Noi facciamo solo gizzi e cacciugliolo. Fai i libri. E i libri e la bombilla posti che va in tendenza. Tutti me lo tocca e me lo copo. Oh, nessuno mi cita quando ho fatto la bomba. Ma nessuno mi cita, che sei una scimmia, mi cita. Ma la vuoi smettere, Giampite? Ragazzi, dobbiamo muoverci perché tra 5 minuti devo mettere il video. Quindi dobbiamo muoverci. Devo mettere il video, sono tutto sul semo. Perché non metti la programmazione automatica? Perché la culla, porca... Ok. Dai. Ok, cioè mia madre potrebbe avere dei problemi. Io ho pagato i diritti d'autore per bestemmiare. Ah, certo, i diritti d'autore. Ma certo, Cristo mi vedi che è un manager. Le chiavi di tutte le aziende. Certo, Giampi, alle chei appunto di gioco. Alle case. Quando tu giochi a Cristo Simulator, lei che gliele devi chiedere a Sanpreto. Perché ragazzi, parliamo un po' male? Perché abbiamo utilizzato l'elio e lo vedrete giovedì sul mio canale. Dillo un'altra volta, perché mi sa che non l'hanno capito. Giampi, ma tu come fai a non poterti spammare perché io sono il tuo migliore amico? Ce l'ho fatta! Giampier ce l'ha fatta. Forse ti deve venire un ero. Ma perché lui ce l'ha fatto in oro? Non lo sai fare tu. Non te lo sai fare tu. Puoi cadere adesso. Puff, caduto. Porca Madonna, è morta. E mi butto. Ah, questa non l'hai messa però GTA. Picchito ma giabo. Mica oppa che sei bravo a giocare a GTA 5 online. Veramente. Guarda Giampi, perché quando io farò sempre più visualizzazioni di te, onestamente io preferisco perdere, ma avere un umorismo più elevato. Adesso vaffanculo, tu hai la tua butta. Giampi, in questo video. Infatti, in questo video mi hai fatto diventare un pochettino volgare e quindi scontroso. Chiedi scusa ai miei subscriber. Chiedo scusa ai tuoi iscritti e ragazzi, se è due perché comunque adesso Giampitech deve andare, ragazzi, perché deve andarsi a fare montare alla retrocamera. Dunque, per favore lasciate un mi piace. Giovedì esce il mio Elio, lunedì è uscito il Vapor 120, martedì è uscito... Oggi andate anche sul mio canale perché è uscito anche un altro video molto bello, diciamo, della settimana illuminata. Ci vediamo il 14...
Non è vero. Ci vediamo il 16 a Bologna al Mondadori Superstore, pare. Non è vero, non si chiamano così poi. E il 17 ci vediamo a Milano al Duomo per il nostro libro, che se non ve lo comprate lo trovate il libro in on tutte le librerie e anche online. Da Jumpitech è tutto, eh? Ciao ragazzi. Bravo.